L'ultima comunicazione della AS parla eh, di 12 contagi a Bitonto e 10 persone che sono a casa. Quindi sono a casa significa che possono anche avere avuto il tampone ma sono asintomatici eh, oppure semplicemente sono lì in modo precauzionale. Vi ho dato notizie anche dei primi due malati guariti, quindi con uh, doppio esito di tampone negativo. Perché me l'hanno comunicato loro? Mi ha, mi ha scritto una delle persone interessate ci sono invece altre persone che non versano in situazioni di salute eccellenti alcune sono in posizione critica e da loro va il mio pensiero e il mio più affettuoso saluto la rete di solidarietà che abbiamo messo su con eh, il fondamentale aiuto del banco del, delle opere e con eh, il tante associazioni di volontariato che svolgono servizi, svolgeranno servizi a domicilio, quindi consegneranno i pacchi della spesa alle persone che non sono più in condizione di poter purtroppo acquistarle direttamente. Si sta muovendo anche grazie all'aiuto dei grandi rifornimenti che stanno arrivando dalle aziende. Come sapete abbiamo attivato 10 numeri di telefono, ci sono 10 assistenti sociali che rispondono alle vostre richieste. Solo oggi abbiamo risposto a 300 cittadini. Altri non sono riusciti a parlare con gli operatori, li invito sempre a ritentare, dalle 9 alle 13 ai 10 numeri telefonici e provare su tutti i numeri finché non si trova l'assistente libero. Per quanto riguarda i voucher alimentari eh, che promessi da Conte e dal governo su fondi dati ai comuni, vi ribadisco che eh, saranno operativi alla fine di questa settimana, ma non sono aperti a chi... Acquisisce già contributi pubblici, quindi a reddito chi uh, percepisce il reddito di cittadinanza, chi percepisce uh, delle indennità pubbliche e anche chi prende magari qualche contributo continuativo. Sono aperti a quelle persone, principalmente quelle persone che hanno perso il lavoro per colpa del COVID compresi anche i possessori di partita IVA che hanno dovuto sospendere l'attività a, a causa del Covid, che adesso giustamente sono in grande difficoltà. Per tutti quei casi che sono fuori da queste fattispecie rimangono sempre le forze del comune, caso per caso gli assistenti sociali valuteranno come dare una mano anche attraverso le organizzazioni di volontariato. Il cimitero e i parchi, vedo che mi stanno chiedendo, il cimitero e i parchi resteranno chiusi fino a che la pandemia non sarà, non sarà completata.